Domenica 25 gennaio, l'ultimo appuntamento che chiuderà quindi la rassegna, la 17ª edizione dei concerti della Cometa, con il duo Ennio Guerrato e Simona Zanella. Abbiamo una chicca qui, e è veramente un piacere di avere questa formazione a chiudere la rassegna favolosa di quest'anno, con musica altrettanto favolosa, e che sarà eseguita musica di Laus, Bach, Handel, Carulli, Sor, Castelnuovo Tedesco. Ma domanderò due parole al maestro Guerrato, che magari ci illustra anche come è nato questo gruppo, questa duo. Sì. Ecco, ma se vogliamo trovare proprio un aggancio al tema generale delle manifestazioni, senza presunzione, perché sì, non parlo del fatto che Simona è iscritta al Conservatorio di Trieste all'età di 8 anni, quindi praticamente una bambina, ecco il discorso, che ha fatto tutto il percorso. Il percorso all'epoca era di 10 anni, diplomata. Dopo questi 10 anni sono iniziati trienni, biennio superiore, specializzazione, lei ha fatto il percorso didattico, biennio superiore. Quindi ha continuato con me perché poi insegnavo appunto della musica e tutte le varie materie curriculari riguardanti il biennio appunto superiore. Insomma, in pratica un percorso che è durato in tutto quasi ininterrotto fino ad oggi. Il fatto di, oltre a tutto questo, trovare ancora la passione e la voglia di continuare a fare musica in qualche maniera assieme, e quindi mettere su un duo con proposte musicali di, come abbiamo visto con una certa rivalta, ecco, le consiglio una TV in una favola moderna. Voglio dire, qua stiamo parlando di una trentina d'anni, copriamo, adesso non voglio parlare precise, ma siamo su quest'ordine qua. Quindi avere ancora questo entusiasmo da parte di tutti e due, è assolutamente. Ecco, voglio dire, è abbastanza, insomma, in modo. Infatti sono pienamente d'accordo e ringrazio appunto il maestro Guerrato di averci fatto questa ipotesi di incontro favoloso, no, con questa giovane di successo, perché è chiaramente una giovane che ha raggiunto appunto il successo.